Minchia, me lo immaginavo che spuntava. Chiama Alberto Luca. Questo cazzo può sparire, perché l'esame non so. Saliamo, ti presento l'attrice. Non mi chiamare Fausto, non mi chiamare signor Fausto, ho 26 anni. Sa l'educazione. È educata sta figlia. Sei estasiato da questa calorosità che hanno i parenti, questo modo di fare che c'è in Sicilia. Sì, mi hanno imbriacato. A parte il fatto la semplicità, perché tu vedi moda, modelle, cose, vedi tutta artefazione, mentre qua vedi semplicità e quindi questa semplicità un po' di... non un po'. Ti prende, certo, anche coinvolgente. È coinvolgente, quindi cioè, sei stranito dal fatto, intanto hai bevuto, e poi sei contento e sei stranito, perché ad un certo punto tua madre pensa... Vabbè, comunque... quest'uva è tutta delle nostre terre, la portiamo a Valmontone e loro fanno il vino. A Montone? No, vabbè, io ho scritto, non c'è scritto niente. No, lì non c'è scritto niente perché stiamo aspettando lo sponsor. Ah, è lo sponsor. La portiamo a Valmontone e loro fanno il vino. Dovreste promuoverlo su. Io ho qualche aggancio, quando salgo ne parlo. Il copione di Rosario. Vabbè, io faccio il bambino. Tu manna Ib. Dentro c'è mio padre. Dentro c'è mio padre. Dentro c'è mio padre. È una minaccia. Dentro c'è mio padre. Dentro c'è mio padre. Se ti pare che sono scimunita, come quelle femminazze che frequenti al nord, te lo puoi levare dalla testa. Io sono una ragazza per bene. E adesso vattene. E qui non ci devi più venire. E qui non ci devi più venire. Vabbè, ok. E qui non ci devi più venire. Allora facciamo un'intervista ai protagonisti del film che praticamente sono conosciuti di oggi e sono da poco qui. Certo. Iniziamo con Rossella. Ciao. Dici cosa ne pensi di tutta la situazione. Penso positivo. Qualche parola in più per favore, perché le ragazze sappiamo che... Bisogna dire oggettivamente che la domanda era generale, la situazione è splendida, c'è il sole, siamo in bellissima compagnia, stiamo bene, Saro ci deve il caffè, per cui insomma, esatto. Tutta una serie di situazioni positive di cui non potremmo fare a meno. Sì, sì, e per il progetto invece? Il progetto spacca tutto, ci divertiamo, andiamo avanti a oltranza. Concordo. Okay. Rosario, tu invece? Non sono nelle condizioni, oggi mi hai messo troppo in imbarazzo, già. Inchia, perché ho un ritardo, mamma mia. Saro! Comunque, no. Che stai calmino? Sei bravo, sei bravissimo. Ti vediamo bene tutti quanti, sei migliore. Ok, grazie. Non sei tu, non ho capito, non lo facevamo, non capisco allora. Certo. Chi è che se lo studiava il comune? Io volevo tornare, sbatti i vecchi tutti. Vabbè, le troveremo le scarpe. Le troverai. Vai, prova l'altro e poi ti provi questo pezzo. Sì. Questo forse è troppo moderno. Sì. È anni 56, però sì. Sì, girati. Sì, perché come il fatto 50, di... Però se tu te li immagini in un altro modo, lei... No, perché pure il fatto di suo padre, se le esce tipo con tutta la schiena scoperta... Questo glielo potremmo fare mettere a Roma. Volendo. Vabbè, no, ce ne sono altri, sì, infatti più adatti. Perfetto, sì. Ti sta benissimo. Siamo tutti buoni. Io lo immaginavo dietro. Tu lo puoi mettere come vuoi. No, va bene, tanto è bellissimo. Vieni. Che carina, che ti sta bene. Quello rosa l'hai provato? Questo qua tutto a fiori rosa? No, è simile. Ah, come questo? Ma forse questo li deve mettere con la cintura. Non penso così. E forse diverrà grande. Però tu provalo lo stesso. Okay. E poi provi quello. Penso che abbiamo da scegliere. Sì, a voglia. Già 4 sicuri li ho visti. Ma eventualmente, tipo, se tu non lo so, devi fare qualche sistemazione, la devi fare prima o devi prendere misure e dobbiamo arrivare. Per gli altri non si deve fare nulla tranne su questo e su un altro.
L'altro quale era? Quello con lo, se ti piace quello con tutti quei disegni davanti. Ah, quello penso poi io. Poi gli altri niente, dopo. Piccoli spilli, cose così al momento. Okay. A seconda del disegno che ha. Questo è stupendo. Com'è? È bellissimo. Questo è bello. È bellissimo, è bellissimo. Bello, vieni, vieni a vedertelo qua allo specchio grande. Ah, apri la porta. Certo, poi io li... Ora io li sto filmando tutti così poi mi... Bene, sì, me li ricordo. Sì. Ok. Quale volevi che provassi? Questo, questo. L'ultimo. Lei ha detto se provi questo. L'ultimo e basta. E poi tu cucchi. The last. E poi tu cucchi. Online? Sì, su Skype. Ho mandato le foto. Sì, prima ho mandato le foto, poi abbiamo fatto il provino su Skype. Sì. Con la webcam. Siccome è andato bene, gli ho detto scendi venerdì. Venerdi è scesa al volo. E di qui da allora? Sì, da venerdì. Come ti ha letto? No, perché io ho pubblicato il casting in vari posti. Ah. Quindi l'ha visto. Ah. Ma perché eravamo disperati, si rischiava di non fare più il film. Infatti l'abbiamo presa per disperazione, no? Perché va bene. Lei. Ho capito che questo è come l'altro. Sì, questo ha un modello simile, solo che questa è i taschini qua. Vediamo dietro. È bello pure. Vabbè, uno dei due si sceglierà. Sì, sì. Questi due vabbè, sono simili. La fantasia di questo mi piace di più, onestamente, perché sì, è più sempre su quello stile che penso anche io. I fiorellini amici. I fiorellini mi fanno, vabbè, cioè, mi piace assai. Sì. Questo pure qui. Beh, poi li scegliamo tutti assieme. Guarda questo. E guarda questo. Un saluto ai tuoi fan. Ciao fans. Futuri fan. Ciao futuri fan. Snapchat. Forte pure questo. Ecco. Più altro sono contento che le scene del film vengono bene perché abbiamo gli abiti. Tu pensa se non ce li avevamo? Con questo qui lo potevi fare. Parla, parla. Non sapete che vi aspetta. Minchia, ho provato degli abiti stupendi. Quindi, state con noi. Ma ci vedono in diretta? No. No, no. Questo poi lo monto quando sarà. Ci vedremo prossimamente dappertutto. Camano d'esperta a essere. Un carusazzo. Non si poteva buttare. Anna. Perché le siciliane non hanno accettato nessuno. Perché non c'è interesse, non c'è voglia di fare.